Buongiorno a tutti i ragazzi di terza. Oggi cominceremo un lavoro che porteremo avanti nelle prossime settimane e vi dico già adesso che sarà uno degli argomenti dell'esame orale. Questo argomento si intitola Les inventions françaises ed è un lavoro che faremo a partire da un testo che si trova sul vostro libro alla page 301. 301. Cominceremo questo lavoro leggendo e comprendendo il testo che si incentra tutto sull'elenco di alcune delle più grandi, più importanti invenzioni da parte di alcuni uomini francesi. Queste invenzioni sono raccontate attraverso dei piccoli paragrafi che noi adesso leggeremo. Voi ascolterete la mia pronuncia. E poi seguirete le informazioni che vi darò sui nostri portali, cioè su Classroom e su Regel. Adesso prendete le livre alla page 301 e ascoltate la mia pronuncia nel leggere Les inventions françaises. Fate pausa quando vi serve, io cercherò di leggere lentamente. Anzi, io leggerò lentamente, in modo tale che voi tutti possiate seguirmi. Fare pausa se necessario e riprendere ad ascoltarmi. Allora, cominciamo. Les inventions françaises. Cominciamo in alto a sinistra con il paragrafo intitolato Le Télégraphe. En 1794, Claude Chappe, qui veut communiquer avec ses amis qui habitent loin, invente le télégraphe. C'est une machine qui envoie des signaux par un système de code. En 1832, l'Américain Samuel Morse crée un alphabet pour le télégraphe de Claude Chappe. Le Morse est toujours utilisé aujourd'hui. Andiamo qua a destra e leggiamo la fotografia. En 1816, Niespoor Niepce invente la photographie. Il fixe des images sur des plaques de temps et réussit à conserver l'image grâce à la lumière. Le temps de pose est très long et dure plusieurs jours. Jacques Daguerre, en 1838, réduit ce temps de pose avec le daguerréotype. Adesso andiamo in basso a sinistra e leggiamo Le Breuil. En 1829, Louis Breuil crée une méthode de lecture pour les aveugles. On l'appelle le système Breuil. Ce sont des points en relief qui permettent aux aveugles de lire un texte. Rileggo quest'ultima frase che mi è uscita male. Ce sont des points en relief qui permettent aux aveugles de lire un texte. Adesso andiamo in basso con il paragrafo intitolato La poubelle. En 1883, le préfet Eugène René Poubelle propose aux Parisiens de jeter leurs déchets dans des récipients appelés poubelles. Il organise le ramassage de ces déchets à Paris, puis dans toute la France. Adesso gli ultimi due. Leggiamo prima quello a sinistra, Le Vaccin contre la rage. En 1885, Louis Pasteur étudie la maladie chez les chiens et met au point le vaccin contre la rage. Aujourd'hui, la rage a pratiquement disparu en France. Ultimo, in basso a destra, le test de dépistage du sida. En 1985, l'Institut Pasteur crée le premier test de dépistage du sida. Il permet de savoir rapidement si quelqu'un a le virus. Adesso, per il momento, riascoltatevi questa lettura, segnandovi le pronunce ed esercitandovi a leggere voi stessi. Concludo questo video qui.
e avrete presto le prossime informazioni. Ciao a tutti!